Ragazzi, sto sudando stando ferma, non so voi. Comunque, ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Mi vedete ancora vestita come lo scorso video perché ovviamente, dato che avevo questa voglia innata di farmi vedere davanti alla telecamera, ho deciso di fare anche l'altro video in cui mi sarei dovuta riprendere per forza, ovvero il video tag in cui sono stata taggata da Piros, il canale che saluto, e vi lascio giù nell'info box il link al suo canale e vi invito ad iscrivervi perché è veramente una bellissima persona e fa dei bellissimi video. Bene, io iniziamo, ho qua il mio telefono con cui andrò a leggere tutte le domande che ha fatto e direi di partire subito. Allora, sono 20 domande e la prima domanda è: perché hai cominciato a fare video su YouTube? Ho cominciato a fare video su YouTube molti anni fa, perché ero solita guardare spesso video su YouTube perché mi annoiavo veramente tanto nel pomeriggio e guardando vari video haul di Tiger, di Primark, così, voi sapete che sono un'assidua frequentatrice di questi posti, ho pensato perché non fare anch'io questi video, solo che essendo io una persona molto timida, non so se si nota, ero un po' restia sul fatto di iniziare o meno. Poi alla fine ho detto perché no, ho provato e mi è piaciuto. Quindi questo è un po' il perché. Seconda domanda: quando è stato il tuo primo video? Il mio primo video, se non mi sbaglio, credo risalga al 2016 ed era un video unboxing di una collezione che avevo fatto in edicola, una raccolta di libri, ovviamente, da colorare, e avevo iniziato a fare l'unboxing di quella cosa lì. Poi, terza domanda: come ti sei scelto il nickname? Totalmente casuale, perché questo è il nickname che uso un po' dappertutto, quindi se vedete anche su Instagram mi chiamo così, praticamente lo uso quasi sempre. Se devo iscrivermi in qualche sito metto sempre Acid Rain. Poi 4, hai intenzione di collaborare con altri youtubers? Perché no, se ci fosse l'occasione non mi tirerei indietro assolutamente. 5, cosa ne pensi nel mondo di YouTube oggi a confronto del passato? Sinceramente mi ricordo molto del YouTube del passato perché non ero solita fare video sempre regolarmente, quindi quando avevo voglia li facevo, quando non avevo voglia non li facevo. Un po' anche adesso, non è che io mi senta obbligata a fare video. Quando ho qualcosa da far vedere o comunque da dire, lo faccio volentieri. Se può capitare che in una settimana io pubblichi un video perché non ho altro da far vedere, comunque da fare, non credo sia importante pubblicare video tutti i giorni. Ovviamente ti fai il tuo fans club tra virgolette che sa che tutti i giorni esce un video ed è sempre lì, ma non è detto, perché le persone non possono stare 24 ore su 24 su YouTube. Quindi alla fine ho risposto alla domanda: cosa pensi del mondo YouTube oggi? Oggi, con tutti i cambiamenti che sta subendo YouTube, è un po' un casino stare al passo. Infatti vedo che tante persone abbandonano questo mondo, però alla fine per me non è sicuramente un lavoro, ma è più un hobby barra divertimento, perché io mi diverto a fare queste cose, nulla di più. Poi, sesta domanda: il tuo video migliore? Non credo di averne uno, ma non so se poi riguarda le visualizzazioni o quello che per me è il più bello o in base ai like, non saprei a cosa si riferisce esattamente questa domanda, però per me tutti i miei video sono belli, ovviamente.
E credo che quelli che abbiano più successo siano gli Oldie Tiger, perché molte persone li guardano e quindi io sono contentissima di questa cosa. Poi, 7, il tuo video peggiore. Ecco, i miei video peggiori forse sono quelli del passato perché non ero ancora esperta. Non che adesso io sia espertissima nel farli, però penso siano quelli lì perché appunto anche l'inquadratura così non era delle migliori. Poi 8, youtuber preferita. Non credo di avere una youtuber preferita in assoluto, più che altro mi piace molto guardare i video delle inglesi barra americane che fanno video haul di AliExpress o di cancelleria, che fanno i bullet journal, quelli proprio che anche neanche parlano nel video, ma fanno i rumori, si sente solo il rumore di quello che spostano, così io mi perdo a guardare quei video lì, quindi ce ne sono tantissime che seguo che non saprei neanche dire quale delle 5, non so adesso quante ne seguo di quelle, perché ne seguo veramente tante, quale di quelle mi piaccia di più. Poi, 9, quali sono le apparecchiature indispensabili per uno youtuber? Sicuramente un qualcosa per filmarsi, un telefono, una macchina fotografica, una videocamera, poi sicuramente una sedia se volete stare seduti. Io ho da quasi subito comprato una ring light che è una luce circolare che aiuta molto a fare video più luminosi, più chiari, che si veda meglio. Credo sia un'ottima apparecchiatura da avere se si vuole iniziare, e poi ci vorrebbe un bello sfondo, cosa che io non ho, ovviamente, però questo è, alla fine sono poche cose. Un microfono se volete che il vostro audio sia migliore più di quanto non lo sia al momento. Io utilizzo solo il microfono della fotocamera e mi sembra che si senta abbastanza bene. Ho volendo anche un altro microfono esterno, ma non lo uso quasi mai. Quindi questo è, credo, sia le cose basilari. 10. Sei mai stato riconosciuto dal vivo? Assolutamente no, perché non sono famosissima, neanche famosa, devo dire. E niente, tutto qui. Ma mi vergognerei molto anche se dovesse accadere. 11. Hai mai ricevuto un commento di spam? Tutti i giorni ricevo commenti di spam con gente che commenta solo iscritto, ricambi, che poi non è assolutamente iscritto, per cui comunque tutti i giorni capita. Poi 12, quando lascerai YouTube? Non c'è assolutamente una data certa in cui io potrei lasciare YouTube perché potrebbe essere dall'oggi al domani se mi gira, o non posso certo dire fra un anno lascerò YouTube perché non è sensata come cosa, quindi non si sa, magari mai, chi lo sa. Poi 13, che rapporto hai con i tuoi iscritti? Io penso di essere una persona molto attiva su YouTube, spero, ditemelo voi. Ci tengo molto a passare anche nei canali di chi è iscritto e chi commenta i miei video, a far in modo che loro vedano che io guardo i loro video, che sono attiva. Ovviamente non ho tantissimo tempo, potrebbe scapparmi un video, ma so che delle persone quando mi scrivono nei commenti poi mi chiedono se posso passare nei loro canali perché è uscito un video nuovo e io passo assolutamente con tutto il piacere, perché ovviamente è probabile che io mi sia dimenticata di passare e questa cosa non va bene. Poi mi sono persa. 14, come ti vedi tra qualche anno? Beh, credo su YouTube questo. Spero con, ovviamente, con più iscritti, anche se siamo già tantissimi, sono super felice. Questo grazie anche a Giuseppe Flaco Montefiore, che vi invito, se volete veramente crescere, ad andare nel suo canale che tutte le sere, adesso tranne il weekend. Ovviamente perché è agosto e le ferie, grazie, un po' di pace almeno ad agosto. Tutti i giorni
diciamo tutti i giorni, comunque di solito alle 8:30 fa sempre delle live in cui si conoscono tantissime persone nuove e vale la pena veramente passare almeno a fare un giro perché vale veramente la pena e devo ringraziare anche lui in parte perché la maggior parte degli iscritti sono arrivati grazie alle sue live e a tutti i partecipanti comunque che ci sono nelle sue live. Quindi questo è. Poi, se fossi il padrone del mondo per ogni cosa, però, non so più leggere. Se fossi il padrone del mondo per un giorno, cosa faresti? Difficile questa domanda perché non lo so. Non lo so, sinceramente, mangerei dalla mattina alla sera, ma quello lo potrei fare anche se non fossi il padrone del mondo. Non saprei rispondere a questa domanda. Sono molto in difficoltà. Potrei dire che aiuterei tutti i bisognosi del mondo. Viva la pace nel mondo, però non sarei molto credibile. Però lasciamo che facciamo in sospeso questa domanda. Poi, 16, se fossi un cibo, cosa saresti? Ovviamente sarei del sushi, perché io sono matta, vado matta per il sushi. Per me supera anche la pizza, vi prego non disiscrivetevi per questo. Però sì, se dovessi mettere al primo posto metterei il sushi e al secondo la pizza, perché è così. Poi, 17, i segreti di un canale di successo. Secondo me è mettere video almeno 1-2 volte a settimana, così che i tuoi iscritti possano abituarsi che in quella settimana loro ti possano vedere i tuoi video 2 volte a settimana, magari ci fanno l'abitudine, o potrete fare dei video che sono collegati tra loro con delle storie, quindi voi date sempre, lasciate in sospeso l'ultimo video. Così che l'iscritto possa tornare dopo incuriosito nel prossimo video, così create una continuità. È un'idea, cosa che io non faccio perché. Vabbè. Poi, 18. Quanto ci metti ad editare un video? Se devo essere sincera, ci metto veramente pochissimo perché faccio quasi mai, non faccio quasi mai tagli, proprio zero. Non inserisco scritte varie, immagini, così sono proprio base, il mio editing è base, quindi io faccio il video, lo inserisco nel computer, lo carico sul programma e faccio editare il video al programma, fine. Controllo che sia tutto giusto, ovviamente che non ci siano parti in cui non c'è la mia voce, eccetera, e tutto qui. Non impiego delle ore, fortunatamente. Per ora. Poi 19, un messaggio per gli iscritti. Non smetterò mai di ringraziarvi per quello che fate, perché siete attivi, perché comunque guardate i miei video, lasciate sempre un commento e nulla. Vi ringrazio per questo. Un messaggino un po' banale, però vi ringrazio. E ultima domanda, un messaggio per gli haters. Un messaggio per gli haters che fortunatamente non credo di averne, o se ce li ho non li ho visti. Però, buona giornata. Non saprei cosa dire. Se non vi piacciono i miei video, ce ne sono tantissimi su YouTube, per cui potete andare benissimo a guardare altri video. Tutto qui, sono abbastanza una persona pacifista, non mi piace litigare, per cui non saprei esattamente, veramente cosa dire. E niente, io spero le domande sono finite, spero che il video vi sia piaciuto, Piros, spero che io abbia risposto bene a quasi tutte le domande. Lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, mi raccomando, attivate la campanella perché è molto importante, così non vi perdete le notifiche, vi arrivano le notifiche per i video che devono uscire. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!